Viaje espectacular estamos haciendo a través de Suiza. Alpes suizos, donde también encontramos un poquito de nieve en nuestro camino a Roma para cubrir el abierto de tenis, el Master Series con Ramón Delgado y Víctor Pecci, Rosana de los Ríos y después Montecatini, Italia con la selección paraguaya en Europa rumbo al Mundial.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Luis María López y bienvenidos a esta edición especial en Europa con la albirroja rumbo al Mundial Corea-Japón 2002. A continuación veremos imágenes exclusivas, más de dos horas con la albirroja en Montecatini, Italia, y después en Suecia, Estocolmo, donde Paraguay obtuvo un triunfo importantísimo que tranquilizó al equipo guaraní antes de sus compromisos importantes en el Mundial que se avecina. Bueno, agradecemos a CBC TVD, a Holding de Radio en especial, a Radio Ñanduti y a la Rock and Pop 95.5 FM y al diario Última Hora, los tres medios que han estado informando en forma exclusiva desde Europa con la albirroja antes del Mundial. Y también a los sponsors que han hecho posible también la presencia de la prensa paraguaya aquí en Europa. Porgo il benvenuto in Italia alla nazionale del Paraguay. Auguro che il ritiro in questa famosa città termale e del benessere che si ospiterà sia utile a una buona preparazione fisica dei nostri atleti. Ringrazio coloro che hanno contribuito a organizzare questa trasferta. In particolare al comune Terme di Montecatini che attraverso il suo sindaco, il dottor Ettore Severi, e l'assessore del turismo, dottor Alessandro Sartori, e al signore Nerio Natalini, hanno furtivamente dimostrato la loro simpatia verso il nostro paese. Ringrazio anche al ministro del turismo, Ugo Galli, che con il suo particolare interessamento a tramite il rappresentante in Italia, dottor Berri, ha reso possibile questa simpatica iniziativa che sigilla l'inizio di proficue future collaborazioni tra Montecatini e il Paraguay. Collaborazione che sicuramente si inseriscono nel più ampio contesto dell'attività di collaborazione già in essere e futuri che la nostra ambasciata intrattiene con l'Italia. Infine invio un caloroso in bocca al lupo alla nostra amata albirroja. Grazie a tutti. Conoscono che ospiterà a breve la squadra del Paraguay per i prossimi campionati mondiali. Rappresento Ettore Severi, il sindaco di Montecatini, e l'assessore Sartoni, assessore al turismo. Grazie alla positiva attività del loro delegato al turismo, dottor Andrea Berri. Il ministro del turismo, ingegnere Ugo Galli Romanek, era a Montecatini in ottobre per partecipare alla nona edizione della Corsa del Turismo Sportivo, rassegna di promozione del turismo attivo e del benessere che si tiene annualmente a Montecatini Terme sotto gli auspici dell'ENIT.
Alcuni mesi dopo è stato un passaggio in Italia come lente, gli investimenti miliardari profusi in città della nazionale dell'Arabia Saudita, tre nazionali straniere tra quelle, con lo sviluppo del lupo alla squadra di calcio del Paraguay. Grazie. Il ringraziamento per questa iniziativa da parte del ministro Galli. Il numero non lo facciamo vedere. Grazie di averci. Buongiorno signor Verdini, sono Berri. Tramite l'ufficio di rappresentanza in Italia sta infatti realizzando alcuni importanti progetti di collaborazione con l'Italia, in particolare con la famosa città termale. Il prossimo settembre infatti si formalizzerà il gemellaggio tra la città di Concepción e Montecatini, per la realizzazione di collaborazioni e interscambi nel settore turistico ed in particolare nel turismo del benessere sportivo ed ecoturismo. Della Borsa del Turismo Sportivo Italiano e del Ministero delle Attività Produttive Italiane, che nell'ambito delle sue competenze in America Latina, vuoi anche per i forti legami culturali con l'Italia. Perché eligió Montecatini come luogo di concentrazione? Eccolo, allora la metto in viva voce, siamo con fe. Dica. Io non però insomma. Okay. Allora, noi la sentiamo. Sì. Se vuole fare un suo saluto alla... Un saluto, soprattutto un ringraziamento al comune di Montecatini, all'assessore dello sport di Pistoia, dove che si ospita anche il cittadino lo stadio. Una domanda che vorrebbero farle è come mai è stato scelto Montecatini Terme? Lo chiederò al presidente Harrison della Federazione Paraguaya, come mai mi ha scelto. Allora diciamo una sua impressione su... Bene, tutto abbastanza bene, solo che in questo momento non abbiamo la possibilità di lavorare, anche perché sono dei giocatori che giocano da tutte le parti del mondo, siamo un po' una multinazionale direi, e devono ancora terminare i campionati, ecco. Questo è un, come potrei dire, è un handicap che spero che qui in ritiro e poi soprattutto dopo in Giappone, quando saremo tutti, potremo iniziare e capirci meglio. Perché c'è un posto tranquillo, il clima è molto buono, l'albergo è super e di conseguenza abbiamo anche soprattutto l'impianto sportivo, che è quello che ci interessa maggiormente, è di nostro gradimento. E diciamo che tutti pensano di far bene e noi siamo una delle squadre che pensa di far bene. Noi abbiamo la volontà e credo che i miei giocatori hanno un grande carattere, che si prepareranno molto bene per disputare un buonissimo mondiale. Le premesse ci sono tutte e di conseguenza cercheremo di fare il nostro meglio, come sempre. Una domanda è in due. Sì. Arrivi fisicamente, proprio come preparazione atletica alla mondiale. Nei nostri mezzi. Adesso dire dove potrà arrivare la squadra mi pare un pochino prematuro. Per quanto riguarda invece la preparazione fisica, speriamo di far bene. Noi abbiamo uno staff molto valido che lavorerà bene, ma dobbiamo essere tutti per lavorare. E in questo momento, purtroppo, non solo in questo momento, in questi mesi che io sono in Paraguay, non abbiamo avuto mai la possibilità di stare, che so io, una settimana insieme, ecco. Come le dicevo in precedenza, credo che gli ultimi giorni che saremo a Montecatini potremmo essere, non dico al completo, ma una rosa di circa 14-15 giocatori. E poi il resto ci raggiungerà in Giappone, perché in Paraguay devono disputare ancora la Coppa Libertadores. In terra, secondo il mio punto di vista, è molto difficile. È una squadra che sicuramente lotterà per il primo posto, o perlomeno nei primi quattro al mondiale, di conseguenza
niente paura, sono cose che succedono. Potevamo anche scegliere squadre meno forti, ma sono stato proprio io a voler per vedere e per capire la forza della nostra squadra. E questo sarà anche l'obiettivo quando giocheremo in Svezia. Svezia molto forte nel girone dell'Inghilterra e di conseguenza avremo anche lì qualche problema. Speriamo sempre di migliorare. Il caso Enciso juega o no juega? Allora, la stampa paraguayana, sì. Il caso César, Enciso, gioca o no? No, le dica pure che non c'è nessun caso Enciso. Sì, intendio, si ha capito. Sì. Non c'è nessun caso, ma gioca o non gioca? No, il caso Enciso lo hanno fatto loro, diventare un caso che non è un caso. La lista dei convocati sarà data quando finiranno tutti i giocatori finiranno i loro campionati, mi pare anche giusto che sia così, ma non creino un caso loro, che gli va bene a loro creare caso. Va bene, arrivederci a tutti. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Luis María López. Estamos en este especial Europa 2002 con la Albirroja en Monte Catini, en la primera etapa de esta serie especial de televisión a través de Cablevisión Comunicaciones Televisión, dirigida con el apoyo de Holding de Radio y el diario Última Hora. Y por supuesto, auspician esta transmisión exclusiva desde Europa, esta cobertura especial, Coca-Cola. Mitad blanca, mitad roja, todos somos Albirroja. Sanatorio San Roque, Supermercados España, la tentación de comprar. Restaurante Talle Irán, una leyenda de buen servicio. También el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo. Vamos con estas imágenes de la bellísima ciudad termal de Monte Catini, ubicada en la región de La Toscana, aquí en Italia. This time I'ma let it all come out.
check out, 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 check out. Continuamos con esta serie especial Europa 2002 con la albirroja rumbo al Mundial. Atrás mío se encuentra un edificio antiguo, las termas de Tetucho. Montecatini es famosa por las aguas termales que fluyen de su tierra. Y este edificio es realmente histórico. Y van a ver las imágenes exclusivas que les presenta Cablevisión Comunicaciones en forma conjunta con el diario Última Hora y Holding de Radio. Preparación rumbo al Mundial Japón-Corea.
donde, si Dios quiere, esperemos hacer una buena actuación. Estamos conscientes de eso, estamos preparados para eso. Quiero, en nombre de la Asociación Paraguaya de Fútbol, entregar un presente al señor alcalde, darle las gracias por esta atención maravillosa, darle también las gracias a la gente de turismo de Norte Catini, y también solamente decirle que hemos pasado unos 10 días maravillosos acá. Allora, ringrazio a nome della Federazione Calcio Paraguayana per l'ospitalità e ha portato un omaggio da parte della Federazione per il sindaco. E ringrazio per la magnifica ospitalità e che hanno passato ben 10 giorni meravigliosi qui a Montecatini. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Cosa te preocupa de la España específica? ¿Cómo se explica que España mai haya avuto un risultado positivo en un mundial? Tutte le squadre che partecipano al mondiale sono pericolose. La Spagna è dettagli. Ma diciamo che nel 98 questo era il loro, tra virgolette, desiderio ed sono stati accontentati. Sono stati anche sfortunatissimi perché sono usciti contro la Francia con un gol dei gol, credo a pochi secondi dalla fine della partita. Poteva poi mettersi in un modo diverso. Noi speriamo di far bene, sicuramente tutte le squadre hanno detto in precedenza. Cesare, nel girone vostro. Ma è un girone abbastanza, diciamo che la storia della Slovenia e della Jugoslavia sono gente che praticano tantissimo sport e hanno sempre avuto, spero di averli tutti al più presto possibile, perché ancora qui non ci siamo tutti per volta. Padolino, noi siamo ricordando il mondiale 98, noi siamo stati anche sfortunati, devo dire, quando si esce ai rigori è una specie di lotteria. Io penso che l'Italia possa far bene, che ha una buonissima squadra. Se recuperano al 100% un paio di giocatori, l'Italia può andare molto molto lontano. I soldi? Come? I soldi, come da recuperare? No, tutto, un po' la fatica, un po' mio figlio Paolo anche, che ha giocato poco quest'anno, però che sta bene fisicamente. Para nosotros es como si fuera nuestro padre. Es fantástico trabajar con él. Pero en Paraguay cualquier crítica la ha obtenido. No. Si crítica jornalista, periodista como de Paraguay no existe. Porque no tiene nivel, son incompetentes, no tienen capacidad. No hay que darle mucha importancia a lo que dice la prensa de Paraguay. Lo importante es si el grupo está muy unido, no los periodistas de Paraguay. Los periodistas de Paraguay no tienen nivel. El fútbol mundial es otro nivel. Lo importante es que Paraguay tiene muy buenos jugadores y nosotros estamos preparados para ese gran mundial. Lo importante, las críticas sobre Maldini, de Paraguay, de periodistas paraguayos. No hay que darle importancia. Maldini es lo máximo para Paraguay, para Chilaver. Salvo Francia, Argentina, después está todo equilibrado. Oh no, I've said it.
2002 con la albirroja rumbo al Mundial Corea-Japón. A continuación vamos a presentar otra nota exclusiva, esta vez con un talentoso y joven jugador de la selección paraguaya. Nos referimos al jugador Roque Santa Cruz, que tiene un gran suceso en el Bayern Múnich de Alemania. Vamos con esta nota exclusiva aquí desde Montecatini. Sí, desde luego es un lugar muy bonito y ideal para hacer una preparación, ¿verdad? Es un lugar muy tranquilo y en donde podemos encontrar a todos los elementos que necesitamos para desenvolvernos de la manera adecuada como para poder realizar el trabajo que nosotros pretendemos y que sabemos es el único recurso para poder llegar a esta mañana. Bueno, estamos muy tranquilos, contentos, esperando desarrollar los papeles del Mundial y hacer la mejor preparación posible como para poder aspirar después más tarde, ¿verdad?, a un buen sitial que es donde queremos colocar a Paraguay. Hoy día el grupo humano realmente divirtiéndose, pasándola bien, y eso es lo que hace falta, ¿verdad? Tener esa unidad de grupo que realmente se está dando nuevamente, y ahora con el partido en Suecia y después ya todos juntos en el Mundial, yo creo que vamos a llegar bastante bien, ¿no te parece? Sí, por supuesto, es fundamental que el grupo se encuentre unido para aspirar a que funcione el equipo, que sin duda tiene como alma, ¿verdad?, esa amistad que se tiene uno con el otro, y eso va a hacer que eso se pueda manifestar en la cancha. Así que esperemos que el grupo con el transcurso, ¿verdad?, de estas concentraciones pueda unirse más y fortalecerse desde dentro del equipo. Así creo que tenemos todos los recursos para llegar bien al Mundial. Sí, es un poco importante, muy importante, ¿verdad?, jugar aquí en Europa y poder tener facilidad con los idiomas. Así es que bueno, gracias a la ayuda y al apoyo de mi padre también yo pude estudiar en Paraguay ya el inglés y bueno, aprender aquí el alemán y bueno, son cosas que se van dando de a poco y que son muy importantes para la convivencia y para la relación con los demás. ¿Algún mensaje para la afición deportiva paraguaya antes del Mundial? Manifestarle que estamos realizando lo humanamente posible para poder llegar bien, que vamos a hacerlo todo lo que está en nuestro alcance, ¿verdad? Vamos a dar todo de nosotros para dejar a Paraguay en el lugar que nosotros queremos ver, que es bien arriba y peleando un lugar importante dentro del certamen que se está haciendo. Por último, la prensa hoy estuvo preguntando mucho por vos. ¿Realmente ya tuviste oportunidad de dar alguna entrevista a algún medio extranjero aquí en Montecatini o todavía no? Solamente medio europeo, todavía nada de prensa sudamericana, nada. Bueno, muchas gracias, Roque, y realmente es un placer, un honor para mí poder estar aquí y les deseo mucha suerte a todos. Muchas gracias. Continuamos con esta serie especial en Europa 2002 con la albirroja. La ciudad de Montecatini ha recibido a la selección paraguaya con los brazos abiertos. El apoyo ha sido incondicional, ha sido total. Y prueba de ello es de que en el mes de septiembre se va a realizar la Semana del Paraguay en la ciudad de Montecatini.